con molti colpi pericolosissimi. Pericoloso. Tu metti i colpi buoni, lui facesse lo scemo. Queste mani qua e comanda tu, capito? Pensa, sta, sta. Hai capito adesso? Lo mandi a vuoto, metti il destro, capito? Sei un grande, sei. Capito? Senti bene fisicamente, respira bene. Respira bene, comanda tu, tieni quel centro ring. Capito? Da, da, pa, pa, oh, bam! Quel lavoro che abbiamo fatto in palestra, due colpi, sposti dietro, due colpi, sposti da due colpi. Sei un grande, sei. Bene, respira bene. Decimo round, tre riprese al termine. Sì. L'ultimo quarto del combattimento è arrivato. Entrambi provano a forzare e a prendere il tempo dell'altro. Sì. Su questi scambi. Tifo per Mirko Ricci. Le balconate sono stracolme di spettatori, la maggior parte inneggiano a Mirko Ricci. Naturalmente il pubblico di casa lo sostiene, e come? Comunque Danchenko sta facendo il match in questo momento, perché è lui che si porta avanti. Inizia lui con le azioni. È il diretto destro di Demchenko, non con la forza. Ecco, questo sì. Ecco, questo l'ha sentito Mirko Ricci. Gancio destro che ha sentito, prova con il montante, cerca di legare Mirko Ricci. Sono colpi che ha sentito e contro le corde. Va ancora all'indietro. Momento decisivo per Demchenko. Prova a reagire come può, a coprirsi come può Mirko Ricci. Il destro di Demchenko e ancora il lavoro ai fianchi, il gancio sinistro. Attenzione, interrompe l'incontro. Interrompe l'incontro. Forse non dovevano. Interrompe l'incontro l'arbitro Massimiliano Bianco e il match è finito. Stava subendo delle serie di colpi, ma non lo avevo visto nella difficoltà tale di sospendere il combattimento, perché poi anche dopo una serie di tanti colpi come questo... Sì, ma serviva comunque una risposta. Ovviamente si hanno in queste circostanze sempre delle reazioni. Non puoi per troppi secondi continuare a incassare i colpi. Questo è vero, ma... quando era già molti secondi che Demchenko stava scaricando tutta la sua potenza e stava rallentando ormai l'azione, non lo so, io avrei ancora lasciato andare avanti qualche secondo, ma ad ogni modo l'arbitro è più vicino e ha visto tutto meglio di noi. È meglio di me. Proviamo a rivedere tutta la sequenza. Grazie, ecco, vediamolo, rivediamo. A Franco Venditti. Ecco, un destro sotto. Questo è la parte finale della sequenza, ecco, dei colpi presi. Sono colpi che arrivano. C'è una rissa, sta accadendo di tutto intorno al ring. Oh, wow. Sta accadendo di tutto, speriamo di non dover interrompere qui la nostra diretta. Sì. Perché sta succedendo di tutto. Evidentemente non sono d'accordo all'interruzione del match. Certo, persone che scappano in ogni dove, con rischio di calpestarsi, ci sono anche dei bambini. Ricordiamo, siamo nella scuola della Polizia di Stato, nel gruppo sportivo delle Fiamme Oro. Ci auguriamo che l'ordine possa presto ritornare. Perché si era scatenato per un momento un parapiglia, non abbiamo capito bene. Ecco, vediamo adesso delle persone che vengono portate fuori. Sergei Demchenko, quindi
vince il titolo dell'Unione Europea. Gancio destro che aveva sentito Mirko Ricci, e da quel momento, come vedete, ha cercato di legare ma non riusciva. Ovviamente Danchenko, con la sua esperienza, ha intuito il momento di difficoltà e ha continuato ad attaccare. Era in balia però con le braccia che erano pronte alla difesa, non è mai stato in balia completamente. Danchenko ha trovato una grande energia in questo momento, perché ha continuato adesso ancora a infierire. Eccoli i colpi. E l'arbitro che era lì ha visto questa, ecco ancora il gancio sinistro, questi e poi questi altri colpi, ha visto la sono quelli i colpi pericolosi, quelli precisi alla punta.